Buonasera amici e benvenuti a Salottino Blues. Questo è il format Ticket to Ride, inventato di sana pianta dal mio socio Massimiliano Zorzato, e in questa rubrica andiamo a intervistare dei musicisti nostri, della nostra cara Italia, dei bravi musicisti, come questa sera abbiamo Marco Visentini. Ciao Marco. Ciao Paolino, ciao Massimiliano, ciao a tutti quanti gli amici di Salottino Blues. Bene, sai che poi da non molto tempo a questa parte ci siamo dovuti organizzare ancora di più, abbiamo dovuto mettere un ufficio stampa perché siete veramente in tanti e io ho la mia cara Alessandra Pennetta che si occupa proprio di chiamarvi, di organizzare la mia agenda, perché sennò io non vivevo proprio più, vita privata pari allo zero. Senti, partiamo subito a chiederti una cosa particolare: il tuo genere musicale preferito? Allora, ne ho due, diciamo, ecco, il cantatorale e il rock. Ah, il cantatorale, questo mi piace. Io provengo dalla scuola di André, di Battiato, di Dapino Daniele, di De Gregori, ecco, cioè, tu pensi che quando ero bambino, fin da bambino, quando i miei coetanei ascoltavano le sigle di Cattori Matti, io avevo tutti i dischi di D'André, di Battiato, della Lucia Padrone, cioè, li avevo tutti praticamente, quindi era un po' un diverso a quei tempi, ecco, fortunatamente. Fantastico, mi hai fatto felice con D'André, perché è stato per me una specie di maestro. Io quando ho iniziato a suonare la chitarra a 12 anni, il mio maestro di chitarra era un jazzista e quindi mi ha portato molto sul mondo del jazz, blues, eccetera. Però io a quell'età ascoltavo parecchio anch'io De André e canticchiavo le sue canzoni e ho amato molto quel cantautore, perché poi, insomma, come si fa a non amare De André? È impossibile. Ne sono due corone portanti. Poi parallelamente anche al rock, logicamente, perché poi da Springsteen ai Genesis, Peter Gabriel, le Zeppelin, anche comunque dirò che sto scoprendo anche molti artisti recenti, insomma, che in giro per il mondo sono parecchi artisti che valerebbe la pena ascoltarli e che purtroppo in Italia non hanno molto spazio, insomma, ecco. Quindi consiglio a tutti di cercare. L'Italia è un po' un mondo particolare, un mondo a sé, no? Nel mondo della musica. L'Italia abbiamo tanti musicisti molto bravi che però non riescono a emergere. E devo dire una cosa un po' che mi dà non fastidio, ma allora noi con questo salottino cerchiamo di fare nel nostro piccolo andare a far sentire alle persone, perché poi noi queste interviste le mettiamo un po' sui social, li facciamo girare, cerchiamo di farle vedere il più possibile anche a quei gruppi emergenti, giovani, che a loro volta si lamentano che nessuno li prende in considerazione, no? Noi con l'ufficio stampa, appunto, li andiamo a contattare per fare questa intervista, che è molto soft, è una cosa abbastanza tranquilla, cercando di dargli visualità. E ti dico che tanti, alcuni che sconosciuti, mi dispiace che fanno i preziosi. Certo, te lo giuro. Cioè, rimango male perché dico: ma avessi avuto io questo problema quando ero giovane, io, cioè, qualsiasi che mi dicesse: guarda, sei bravo, ti voglio intervistare, poi l'intervista va come va, però la buttiamo in etere, quindi va come va, io ero felicissimo. Invece alcuni prima si lamentano, non ci guarda nessuno, non ci guarda. Poi li contatti, ma ragazzi, ma noi siamo impegnati, abbiamo un mucchio di serate, vabbè, ma scusami, ma c'è un controsenso, però vabbè, questa è l'Italia, no? Siamo dei lamentoni. Senti, le tue chitarre preferite? Beh, allora, è sempre un po' un dualismo, diciamo, tra Gibson e Fender, anche se, diciamo, la Gibson comunque, dai, qualcosina in più, dai. No, diciamo sto voce perché poi sai che dai com'è, che c'è sempre comunque un dualismo su ogni cosa, diciamo, sì, ecco, però Gibson, sì, dai. Sì, dai, sono due chitarre molto diverse tra loro, chiaramente. Anche se è stato Caster, diciamo che insomma, ecco. Sai che io ho una Les Paul, chiaramente del 90, che ho comprato io nel 1990,
che ne sono stra innamorato ancora oggi, io posseggo, e non ho mai amato, quando ero ragazzo, 17 anni, 18 anni, non ho mai amato le Stratocaster. Negli ultimi 5-6 anni, più o meno, si è ribaltato tutto. Adoro ancora la Les Paul, mi è cambiata questa cosa, non so, un po' la comodità però anche di averla addosso, perché la Stratocaster è molto comoda. Comunque il saper cambiare è un segno di intelligenza comunque, il saper proprio affrontare nuove sfide, ma questo vale su tutti i campi, insomma, anche più o meno sentirsi arrivati, insomma, ecco, quindi e la curiosità e la voglia di sì, scoprire ti porta sempre, insomma. Mai essere arrivati, Mai. Abbiamo fatto un pezzo, noi si chiama Non invecchieremo mai, se ti capita, di David Nile. Sì, e praticamente parla proprio di questo, del fatto che la continua ricerca delle cose ti porta praticamente a essere continuamente giovane, insomma, ecco. Certo. A qualsiasi età non è un problema, insomma, ecco. È vero. Senti, tu, una domanda che faccio un po' a tutti, e tutti mi rispondono più o meno alle stesse, miei pensieri, però, digitale o analogico? Guarda, ho scritto proprio oggi una risposta su Facebook a una persona che mi ha chiesto proprio tra CD e vinile. Allora, faccio una premessa che sono due cose veramente totalmente diverse. Perché? Perché se parliamo di CD parliamo di streaming, parliamo di piattaforme digitali e parliamo di qualità del suono, e quella è una cosa. Se parliamo di vinile, di analogico, adesso non so se la domanda era riferito all'ascolto o ai mixer, adesso presumo l'ascolto. Entrambi. O entrambi, ok, entrambi. Dopo passiamo ai mixer, passiamo. Cosa vuoi? Il vinile comunque ha una storia, un fascino, cioè sono due cose, sono due metri diversi, è impossibile, è come il discorso di prima della Gibson Stratocaster, sono due concezioni troppo diverse per essere messe a confronto, insomma, ecco, io giù ho 150 vinili, diciamo, di partendo dagli anni 70 adesso. Li ho lì, parliamo chiaramente, non si ascoltano quasi mai. Sono lì, sono da collezione. Proprio ieri sera guardavo, ho tirato fuori Show di Peter Gabriel, 86, che per me è un album, consiglio a tutti di ascoltare, che è un... però è ancora il celofanato, cioè io sono lì, l'avevo in musicassetta, ascoltavo quella per non rovinarlo, insomma, ecco, quindi... Ma pensa. Perché ecco, quelli per me vinili sono proprio un'opera d'arte. Per quanto riguarda proprio il reparto tecnico, mixer, eccetera, anche lì sicuramente il digitale ti offre una gamma di opzioni in più, diciamo, forse tante superflue, ecco. Quindi se la musica c'è, se la voce c'è, viene fuori anche da un mixer con due canali. Se devi mettere una... è come il sugo di mia nonna, diciamo. Il sugo di mia nonna lo faceva con due ingredienti ed era la fine del mondo. E qualche, diciamo, amico, amica che mi fa da mangiare, c'ha mille cose dentro e dice, ma che cazzo, boh, sa di tutto se niente, ecco. Quindi si torna sempre a quello, insomma, ecco, per lui. Sì. Poi da chi lo usa, diciamo, ecco. Sì, ecco, certo, ecco, quello è un altro bel discorso, perché... Io ogni tanto sono su un gruppo Telegram di bravi ragazzi, musicisti, e ogni tanto entriamo appunto a parlare di questo discorso, appunto digitale, analogico, eccetera. No, io sono un analogico, sono vecchio, quindi l'analogico lo adoro a morire, però chiaramente è molto pratico il digitale, no? E infatti questi ragazzi mi dicono, ma tu devi capire che fare tante serate e spostare una strumentazione con una testata, con un 4x12, cioè lì è ernia, cioè lì ti scoppia l'ernia. Oggi fortunatamente ci hanno dato questa possibilità, che con un apparecchietto piccolo così hai tutto. Però hai tutto. Per me è piatto. C'è uno dei chitarristi dei David Nile che si gli dà il digitale, lui va via dal palco, per dire. Lui è analogico, è leccese, tra l'altro, è analogico, quindi mentre gli altri, anche io ho più situazioni musicali, altri invece digitale, perché è più pratico, insomma, ecco, poi sono suoi pensieri, insomma, ecco. Chiaro, sì, no, certo. Senti, quanti siete nella band voi? Allora, noi proprio in questo momento stiamo...
sta avvicendando praticamente, nel senso che è uscito un nostro amico chitarrista per, diciamo, per questioni personali, e stanno entrando praticamente altri due chitarristi, quindi in tutto in toto siamo in 7 praticamente, wow. Quindi sono abbastanza numerosi, ecco, naturalmente batteria, basso, tastiere, e poi ci sono anche degli amici esterni che sulle registrazioni ci danno anche così degli input. Per esempio c'è Aligi Pasqualetto, che è il tastierista delle Orme, che adesso sta facendo la tournée con le Orme, che sì, anche lui insomma ci dà sia dal punto di vista, diciamo, consigli, ma anche pratici, insomma ci dà ci aiuta anche nella distrazione addirittura, quindi insomma. E poi ci sono anche altri, tipo Joelle, insomma altri amici. Posso fare anzi un saluto a tutti i componenti, così non infine mi ricordo, perché abbiamo avuto Giuseppe al tastiere, Ilario alla chitarra, Roger alla batteria, Claudio al basso, e poi ci sono questi due nuovi entrati che sono Stefano e Alessandro, insomma, ecco, saluto tutti quanti, ciao ragazzi. Ragazzi, bravi, bella band, siete veramente belli, numerosi, 7 è un bel impegno, che 7 non è poco, muoversi, spostare la comunicazione. Diciamo, noi siamo autonomi in tutto, nel senso che siamo dalle luci anche alla strumentazione, cioè siamo in tutto, ecco. Però appunto poi abbiamo la fortuna appunto di avere anche altri collaboratori esterni, altri musicisti che eventualmente se abbiamo problemi di impegni personali ci danno una mano, ci sostituiscono, insomma, ecco, quindi il cerchio è abbastanza largo, si arriva a ventina di musicisti che rotano. Wow. Quante serate fate voi? Cioè, allora, guarda, come Vinyl ne faremo, essendo, diciamo, i Vinyl abbiamo sposato una linea di fare solo pezzi nostri, solo pezzi inediti, quindi fai conto, ne fai uno ogni 10 giorni più o meno, ecco. Poi, contestualmente al discorso che mi dicevi prima, facciamo anche altre serate, anche con cover americane, con inglesi. Quest'estate abbiamo fatto 45 date più o meno, siamo in giro praticamente da aprile. Infatti io non ho più vita privata. Ti capisco, porca miseria. Senti, progetti futuri? Miseria, ne ho tantissimi adesso, attuali, che riesci a pensare al futuro. Adesso in questo momento stiamo lavorando al nuovo album, che si chiamerà Animi Ribelli, insomma, ecco. Ci siamo fermati sia per il discorso dell'estate, perché era veramente impossibile riuscire a registrare contemporaneamente i live, perché ti porta via tantissimo tempo da trasferte o altro, e poi appunto c'è questo avvicinamento con i chitarristi, quindi abbiamo detto fermiamoci un attimo e riprenderemo penso a fine settembre con le canzoni, insomma. Abbiamo già una settantina di canzoni in vari stadi di lavorazione, quindi insomma c'è da scegliere, ecco, diciamo, tra i vari generi, così insomma, ecco, non manca la colpa. Tanta roba, quindi voi non avete paura che vi si spegne l'autotune? Quindi insomma, mi porti su un terreno spinoso, insomma, mi porti su uno spinoso. No, ma io la metto a ridere, perché allora, prima che magari sai, chi ci vede subito magari dicono eccolo lì, subito puntare il dito, io la metto nel ridere, perché per me è una sciocchezza, alla fine ognuno fa quello che vuole, sale sul palco, se ha la fortuna di diventare quello che è diventato come Fedez, gli auguro tanta fortuna, eccetera, non sono uno di quelli che parla male, però caspita, a volte si cade. Cioè, lì, ma il discorso è molto più ampio comunque, cioè, adesso Fedez, diciamo, è un po' la punta dell'iceberg, perché sicuramente è quello più in vista per una serie di vicissitudini, non ultimo il suo divorzio, in finto matrimonio aveva fatto, insomma, con la Ferragni, insomma, finto nel senso che era molto costruito, ecco, poi non vado nelle dinamiche personali, non mi permetterei. Chiaro. Fedez, diciamo, proprio è la cartina tornasole del malessere in cui la musica italiana da circa 10 anni a questa parte, diciamo, non fatta non più da studio e da sudore e da meritocrazia, ma fatta da, praticamente da costruita da doc, da diciamo, chi detiene i fili, diciamo, in questo senso, come diceva Buon Bennato, ecco, fili, in questo caso ci sono i fili. Esatto. Invece di alzare proprio la cultura musicale
italiana, la gente comune, per portarla, cioè per elevarla, hanno abbassato la musica in modo di creare un punto di incontro che verte sempre più in basso, diciamo, ecco. E sì, le istituzioni di Fedez di questi giorni, che per me qualcuno l'ha fatto anche apposta, comunque è solo, è solo il problema, diciamo, il primo problema è che queste persone giudicano, le persone vorrebbero elevarsi, diciamo, a persone che conoscono la musica, quando in realtà sono di un'ignoranza profonda, ignorante con rispetto, non come offesa, sì, sì, perché poi, condivido, ecco, perché penso io e te siamo tanti anni ha veramente quei gomiti a terra per riuscire a portarsi un po' più su, per riuscire anche, insomma, a capire la musica, perché la musica non ci finisce mai di imparare, ecco. No, lui, in quel caso lì probabilmente non ha mai cominciato a imparare, quello è il problema, ecco. Sì, è vero, ho avuto tanta buona fortuna, che ci vuole sempre tanta nel mondo della musica, poi in abbondanza. Ho avuto questa grande fortuna, però poi le fortune, a differenza di chi, come dicevi tu, gomito a terra, studiare sempre, impegnarsi sempre, quando poi però hai risultati non hai paura di niente, perché quello che hai fatto e quello che stai facendo è perché tu l'hai studiato, lo sai fare, in qualsiasi maniera sai fare. Quindi a me mi si spegne l'amplificatore, ho una chitarra acustica, la tiro su e ci suono, ok? Non mi creo grossi problemi, no? E quindi qualsiasi cosa ci potesse accadere, abbiamo comunque una buona ciambella di salvataggio, perché abbiamo dietro le spalle degli studi, sacrifici, eccetera. Mentre quelle persone che sono arrivate lì per pura grazia, quando gli capitano appunto queste cose, ecco che fanno un piccolo tonfo, no? Cioè, cadono. Poi, vabbè, mi dispiace, perché poi io non auguro mai niente a nessuno, perché non sono di carattere, e così mi dispiace vedere poi quando cadono le maschere si fa brutta figura, ma che però più anche sua moglie, adesso vabbè, apriamo una parentesi, tanta bella figura come nei social non è che li ha fatti. Avevate fatto un pezzo su, era sì, siete stati profeti su queste cose. Guarda, veramente, ma questa cosa è diventata quasi un meme dalle nostre parti, nel senso che nel 2020 abbiamo scritto un pezzo che si intitola La Superstar del Nuovo Secolo, e è un specchio così sulla società attuale, parla appunto di questi influencer, diciamo, ecco, di questi youtuber che ci insegnano fortunatamente come vestire, come mangiare, eccetera. Fino a 10 anni fa non lo sapeva, vivevamo nelle caverne praticamente, quindi adesso ci insegna un po' tutto. E questo pezzo era in gran parte dedicato anche alla Ferragni, logicamente. E un passaggio dice appunto che sei l'influencer che sui social spiega com'è, hai un acqua minerale al prezzo di una borsa di gas. E poi c'è comunque tutto quanto. Il pezzo ha una prima, un ascolto, sembra un po' un'esaltazione di influencer. Diciamo che come Battiato insegna e De André insegnano, se si ascolta con più attenzione si capirà, insomma. E poi appunto è stato profetico, perché effettivamente a Natale, insomma, è esploso. Quindi sì, ringrazio la Ferragni, perché siamo già quasi a 2000 ascolti su Spotify. Sì, perché voi l'avete fatto 4 anni prima che venisse fuori. Siete stati veramente lungimiranti su questa cosa che è fatta. Faccio una marchetta, si intitola La Superstar del Nuovo Secolo, ecco. Sulla marchetta, qua, quando venite qui, quando siete al salottino, voi siete a casa vostra, quindi questo è il salottino, cioè quando noi siamo qui con voi è solo un piacere, perché parliamo di musica, parliamo di belle cose, e senza troppi girarsi intorno. Poi dico sempre a tutti i miei ospiti, state tranquilli, tanto qua c'è l'anarchia totale, quindi ognuno può dire quello che vuole, chiaramente nel limite del possibile, dell'educazione, però non sono uno che pone paletti, perché poi alla fine uno può pensarla bianco, l'altro può pensarla nera, ma siamo liberi di ognuno pensare come vuole. La Ferragni ha fatto il suo e cade comunque in piedi, perché comunque ha creato un impero. Da una parte la invidio, perché comunque arrivare a quello che è arrivato a lei su YouTube, chi lavora su YouTube come me sa benissimo quanta fatica si fa a portarsi i follower.
E quindi arrivare a dei numeri come è arrivata lei, insomma, è stata veramente molto brava. Poi chiaramente ha fatto un inciampo, ma sai, chi mangia fa briciole, no? Gli errori ci possono stare, poi bisogna anche vedere chi ha fatto l'errore, perché poi dopo, come dici tu, magari l'hanno spento apposta a lui. L'hanno spento apposta, o magari hanno messo apposta la storia del panettone perché ormai era arrivata a troppo, sai, o magari aveva stufato e qualcosa dovevano spegnere. Sai, quel mondo è un mondo un po' particolare, eh? Quando arrivi magari troppo su, magari pesti i piedi a chi non devi, e allora sai, il mondo dei giganti, io preferisco stare nel piccolo. Sto qui nel piccolo, io così almeno. Non disturbiamo me. No, sì. Assolutamente. Bene, dai, è stato fantastico, abbiamo scoperto tante belle cose di voi, quindi sappiamo adesso che state preparando questo nuovo album, lo aspetteremo in ansia. Vi ho ascoltato e vi ascoltiamo, fate della musica fantastica, a me piace. Io ascolto un po' di tutto, sono chiaramente in prima linea il blues, però sono sempre stato molto curioso io sin da bambino, quindi mi piace ascoltare, ma voi suonate veramente, veramente bene, Marco, siete fantastici. Grazie, sono gentile, veramente. Beh, no, ci mancherebbe, è la verità. Bene, mi fa piacere averti avuto al salottino, vi seguiamo, vi seguiremo, soprattutto amici, seguiteli su Spotify, seguiteli su Facebook, su YouTube. Sono ovunque, poi in descrizione io cercherò di mettere alcuni link dove poterli andare ad ascoltare, a seguirli, magari se siete poi nelle vostre zone del Vicentino, siete in Veneto? Guarda, siamo del Veneto, perché alcuni sono di Venezia, altri di Vicenza, altri di Padova, Veneto come? In Veneto. Insomma, quello è il nostro marchio, ecco. Bene, molto bene. Bene, Marco, noi ci salutiamo qui, è stato fantastico, ci risentiremo presto per sapere le vostre future. Adesso c'è tanto di presente e futuro. Guarda, ti ringrazio Paolino, ringrazio anche Massimiliano, ringrazio tutti gli amici di Salottino Blues, perché per noi indipendenti è fondamentale poter far conoscere, poter conoscerci anche. Quindi certo. Posso fare anche un applauso enorme alla vostra iniziativa, e quando volete mi troverete sempre. Grazie. Qua. Grazie mille, buona serata a te, Marco. Ciao. Un abbraccio a tutti, ciao ragazzi. Ciao.